Salve a tutti gli appassionati di calcio e benvenuti sul canale. Oggi siamo qui per discutere un episodio che ha suscitato parecchio clamore durante l'ultima partita di calcio tra la Juventus e la Lazio. Ma la cosa clamorosa non è tanto l'errore quanto la denuncia che è arrivata in diretta TV e nessuno se lo poteva aspettare. Restate con noi per analizzare insieme i dettagli di questa controversia. Una decisione arbitrale che cambia le sorti di una partita è sempre al centro delle discussioni, ma quando il VAR entra in gioco contro la Juventus è solo per andare a sfavore. E se vi dicessimo che anche un ex leggenda del calcio ha avuto qualcosa da dire al riguardo, continuate a guardare per scoprire di più. Prima di immergerci nei dettagli, se siete interessati a rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie del calcio, cliccate su Mi piace, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Nel corso della recente partita di calcio tra la Juventus e la Lazio, che si è conclusa con una vittoria per 2-0 a favore della squadra bianconera, è emerso un episodio che ha catalizzato l'attenzione generale. Durante il match, l'arbitro Massa ha assegnato un calcio di rigore per un fallo su Cambiaso. Tuttavia, l'intervento del VAR ha modificato la decisione iniziale, affermando che il tocco di palla fosse stato involontario, nonostante le immagini televisive suggerissero il contrario. Questa decisione ha scatenato la denuncia di Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, che in diretta televisiva ha espresso un forte dissenso. Rivolgendosi all'ex arbitro Cesari, Ravanelli ha messo in discussione la credibilità dell'arbitro e dell'intero sistema calcistico, descrivendo l'accaduto come una presa in giro e sottolineando la sua indignazione per il trattamento riservato alla Juventus. Cosa ne pensate di questa situazione? La decisione del VAR è stata corretta o condividete il punto di vista di Ravanelli? La vostra opinione è importante, condividetela nei commenti. Se pensate che questi temi meritino attenzione e discussione, mostrate il vostro supporto con un like, iscrivetevi al canale e abbonatevi per seguire tutti gli aggiornamenti. La partita tra Juventus e Lazio si aggiunge alla lista di incontri ricordati non il gioco in campo, ma per l'ennesima truffa tentata a sfavore della Juventus. Il dibattito è aperto. Il calcio è trasparente come dovrebbe? La discussione continua.